Consueto recapino post conferenza E3, questa volta di Nintendo. Allora, ci sono un sacco di cose da dire. Intanto permettetemi di ringraziare chi è stato presente durante la diretta dell'evento per quanto fosse problematica, perché oggi Nintendo non ha concesso il restream dell'evento, ovvero abbiamo potuto fare la live ma facendo vedere solamente noi, cioè io e Elisa e basta. Una scelta estremamente controversa, una scelta non spiegata, una scelta inspiegabile, che sembrava però preannunciare l'evento degli eventi. Cioè, il pensiero è stato: ok, Nintendo impedisce alle persone di mostrare quello che c'è durante la presentazione perché vuole convogliare tutto il traffico nei suoi spazi per dare questo grosso numero di annunci o cose. Ci aspettavamo tutti i Switch Pro, no? Visto anche che insomma, sembra che fosse sicuro. C'era gente che avrebbe scommesso la casa, giornali di tutto il mondo che teneva: ah, adesso arriva Switch Pro, arriva Switch Pro, arriva Switch Pro, arriva Switch Pro. Ah, raga, non arriva Switch Pro, non arriva. Non arriva, non è stato annunciato, per quanto durante l'evento se ne sia sentito un terribile bisogno, specialmente quando si sono visti filmati a 10 frame, abbastanza imbarazzanti alcuni, però insomma Switch Pro non c'era, non c'è a questo punto, perché insomma se non, cioè quando l'annuncia oggi credo che fosse veramente l'ultimo momento utile per farlo, quantomeno a fronte delle specifiche che davano per certe. Sono rimasto abbastanza sorpreso, non è stato un evento da buttare. Non è stato un evento moderno. Tra parentesi, io non metterò trailer oggi perché, visto l'andazzo, niente spezzoni. Fin quando Nintendo non decide di comunicare in una lingua internazionale delle informazioni chiare, io non metto più niente. Quindi è stato un evento, al di là appunto di questo, non male però. Nel senso, sì, un sacco di delusioni legate a niente Switch Pro. Non c'è stato Bayonetta. Cavolo, ormai l'abbiamo perso completamente di vista e chissà quando e se lo rivedremo. Non ci sono state notizie su Animal Crossing, anche quella è una cosa che in tanti si aspettavano. Silenzio tombale. Quindi diciamo che è stato un po' il direct delle grandi assenze, più che dei grandi annunci, per quanto qualcosa, ripeto, ci sia stato. Allora, vi racconto il grosso, chiaramente. Partendo dalla fine. Hanno mostrato finalmente una nuova sequenza di Zelda Breath of the Wild 2 in arrivo nel 22, ma ancora oggi privo di una data. Sì, intrigante, specialmente perché si è parlato di maggior verticalità, o quantomeno ciò che io ho tratto dal nuovo filmato, quindi sicuramente un prodotto interessante. Vabbè, ma se non lo è Zelda, quale titolo può definirsi tale? Ma avrei voluto vedere qualcosa in più, avrei voluto sapere qualcosa in più, avrei voluto una data. Onestamente, non mi stupirebbe se il lancio fosse posticipato al 2023, perché si è visto veramente troppo troppo poco e continuo a pensare che un gioco così vasto, perché si parla dell'ambientazione più vasta nella storia di Zelda, fatico a pensare che possa funzionare in maniera dignitosa sull'attuale sistema. E parlando di attuale sistema, hanno mostrato il pass espansioni di Hyrule Warriors, molto interessante, ma la sequenza mostrata faticava a tenere un frame rate accettabile nel filmato mostrato. E quelle sono le cose che ti fanno dire: ma Switch Pro no? Cioè, non capisco questa difficoltà nell'ammettere la necessità di un hardware più performante. È evidente che c'è bisogno di un hardware più performante, eppure non si muove una foglia. Comunque, la buona notizia c'è stata: Metroid Dread in arrivo l'8 ottobre. Gioco interessante, cioè un Metroidvania, appunto, Metroid, nel senso della parola, grafica 3D, gameplay in 2D, molto bello, molto interessante e in arrivo a breve. Quello chiaramente non ci avrà problemi, perché essendo in 2D, il gameplay non è che avrà. Quello credo che andrà da Dio proprio. E poi il mio preferito dell'evento, Shin Megami Tensei 5 in arrivo il 12 novembre, un titolo che da solo vale l'acquisto della console, ve lo ripeto da tempo, i prodotti targati Shin Megami Tensei sono una garanzia. Questo quinto capitolo della saga si prospetta una figata pazzesca, sia per ambientazione sia per dinamiche, con diverse
dinamiche legate ai demoni, compresa la fusione, la contrattazione, insomma è un titolo molto molto valido che non vedo l'ora di provare e di raccontarvi. Poi ci sono state tutta una serie di annunci secondari, Life is Strange Remastered True Colors in arrivo su Switch, Guardiani della Galassia anche, il remake di Advance Wars 1 e 2, titoli della mia infanzia, Li amo la follia, e l'espansione di Kazuya in Super Smash Bros. L'espansione, insomma, l'arrivo di Kazuya come personaggio giocabile. E in più, per festeggiare l'anniversario, Super Monkey Ball Banana, la versione rimasterizzata, insomma, di Super Monkey Ball. E ripeto, un evento tutto sommato da 6, la sufficienza gliela devi dare, ma anche forse qualcosa in più oggettivamente a mente fredda, perché solo Shin Megami Tensei 5 e Metroid valgono, e anche Zelda, per quanto non si sia visto granché, però ci si aspettava di più, ci si aspettava molto di più, ma molto di più, soprattutto adesso che Nintendo, no, ha un hardware che non è quello che meritano certe produzioni, è un dato di fatto. Cioè, per quanto sicuramente sia tutto estremamente godibile, ci sono dei prodotti che richiederanno in maniera sempre più evidente un hardware più performante. Nel 2022 inoltrato, quando Zelda uscirà, il livello delle produzioni su altri sistemi sarà molto più alto di adesso. Il confronto sarà impietoso quando sarà. Ok? Che se ne dica. Che ne possa dire anche il più fazioso degli amanti di Nintendo, sarà impietoso. E insomma, penso che poca gente potrà, per quanto il valore dell'opera rimarrà tale, sarà un peccato giocarlo così. Ragazzi, poi se uno gli piace girare ancora col cavallo, benissimo, però si comincia a sentire un po' di necessità. E onestamente mi aspettavo un evento un po' più, no? Invece è stato un direct in cui si è rimasti ben saldi nella propria comfort zone. Anche il Game Watch di Zelda, sì, tutto bellissimo, però no. Ok, Nintendo gioca su un campionato, come dico spesso, gioca un altro campionato rispetto a Sony e Microsoft, però tutto ha dei limiti, cioè si può andare in controtendenza, ma fino a un tot, secondo me. A un certo punto un minimo ci si deve adeguare a un mercato che va da una parte, e questo vuol dire dare anche valore e esaltare le produzioni di valore che si possiede. Cioè, io credo che Bayonetta, perché adesso ragazzi bisogna fare anche questo discorso, che fine ha fatto Bayonetta? Si sono rincoglioniti quelli di Platinum? No, non si sono rincoglioniti quelli di Platinum, perché sono una delle compagnie migliori dell'industria moderna. Perché Bayonetta non... Cioè, rispondiamo a questa domanda una volta per tutte. Perché Bayonetta è scomparso? Perché non gira su Stardware. Non stanno evidentemente riuscendo a dare una veste accettabile al prodotto. Perché evidentemente avranno forzato su diversi aspetti del gameplay e non riescono a farlo girare come si deve. Quello è il motivo. Quindi vedrete che Bayonetta arriverà quando ci sarà qualche nuovo hardware. Adesso non ce la fanno. Se... Io credo che quelli di Platinum, piuttosto che far girare Bayonetta 3 come gira Hyrule Warriors, farebbero Harakiri, ecco, conoscendo un po' quel tipo di mentalità. E quindi non lo fanno vedere per quello. Tanto semplice, ragazzi. Non ci sono altre spiegazioni. Non ci sono altre spiegazioni. Sono convinto che l'annuncio del prossimo Bayonetta, o meglio, l'annuncio, ci faranno vedere qualcosa, se ne riparlerà, in concomitanza con l'annuncio della nuova console. Quando? Boh, però basta chiacchiere, basta favolette, basta rumor, basta tutto quello che è il clamore di notizie che si vuole che si vuole far credere al pubblico che siano imminenti per far girare, no? I click, le cose, un po' di concretezza, meno favole, perché poi si rischia l'effetto adesso l'aria che si respira intorno a questo direct è abbastanza pesante. Proprio perché il mondo era certo che ci sarebbe stato il Switch Pro. Non c'è. Quindi tutto è stato accolto in maniera molto più negativa. Rispetto a un evento che, ripeto, tutto sommato non è stato terribile.
è stato mancante di tante cose, ma non è stato terribile, obiettivamente. Un evento sufficiente, anche più che sufficiente, per la qualità di alcuni prodotti. Però si doveva fare di più. Spero che Nintendo qualcosa dica al riguardo. Quindi ragazzi, io per adesso vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima.